ragazzi, Riccardo, Cori, Causi Sur Italia, oggi manca Paolo, ma arriva. Arriverà. Non nel video, ma dopo. Dopo. Capirete perché c'è questo tavolo innevato, che così almeno... Esatto. Non vi diciamo cosa. Che tra l'altro apprezzo molto d'agosto, visto il caldo che esatto. Un po' di frescura. Come vi dicevo, ditemi che ho voglia d'inverno senza dirmi. Esatto. Questo. Oggi siamo qua per fare un video molto speciale, perché il buon Cori ci farà una sorta di what you think about, no? Sul nuovo index dei Votan, giusto? Allora partiamo dalla premessa. Sto registrando prima ancora della partita, il che è tutto un dire, visto che so già che andrà malissimo. Ma perché? Perché, non so se avete visto, sono usciti gli ultimi risultati del meta di 40k con la decima edizione, e i Votan dalla nona, che erano padroni indiscussi di qualsiasi tavolo da gioco nel quale venivano messi, sono diventati gli ultimi in classifica. Perché non è vero che GV nerfa gli eserciti, cioè super forti appena escono e poi li nerfa subito. No, ma infatti, cioè, secondo me, no, ma vabbè, li lasciamo stare, perché secondo me era solo per riequilibrare il karma, visto okay. Tutti che si sono lamentati dei Votan che sono troppo forti, che adesso in decima edizione sono gli ultimi in classifica con un win rate del 23%, e io... Il karma. Io voglio dire, allora... Perché cosa c'è? Cosa c'è alla base di questo giudizio qui? Allora, come sono finiti in fondo? Allora, partiamo dal presupposto che hanno rielaborato, reworkato completamente il sistema dei token giudizio. Adesso non più 3 massimo, ma massimo 2. Quindi tutti i token da 3 di chi ha comprato la scatola di lancio dei Votan, okay. Tutti i token con il numerino 3 possono buttarvi nel cestino. Poi non lo so, magari con il codex magari ritorneranno ad essere utilizzati, non lo so. Bisogna sempre pensare che adesso ci sono i... Sono tutti gli index, sì, magari. Però occhio, perché hanno già detto tutti i codex che usciranno da qui fino a... Sì, fino alla primavera del 2024, e i Votan non ci sono. Quindi se va di culo, forse arriveranno l'estate prossima. Forse. Ma essendo che hanno avuto il nuovo codex recentemente, forse... Forse sarà l'estate 2025, probabilmente. Sono iniziando a duole. Esatto. Non si sa qual è il... Quando è, esatto. Cioè, anzi, forse riceveremo il codex a ridosso dell'undicesima edizione di sto passo, ma non importa. Va bene così. Allora, innanzitutto, il sistema dei token. Prima funzionava che ne avevi massimo 3. Ogni cosa che l'avversario faceva, letteralmente, si prendeva un token dal conquistare un obiettivo, uccidere un'intera unità. Il mio warlord ne applicava 2 volendo turno, cioè con altri punti comando potevi applicare altri token, eccetera, quindi facevi fretta ad arrivare fino a 3. Adesso, quindi da ignorante, i token sono qualcosa che assegnavi a un'unità, bonus. Esatto, praticamente ogni token, nella non edizione, ogni token comportava una ferita automatica quando colpivi. Perfetto. Il primo token al 6 più ferivi, col secondo token al 5 più, col terzo token ferivi al 4 più per colpire, in automatico. Okay. Adesso è diverso. Adesso massimo 2 token per unità. Al primo token hai più 1 a colpire, al secondo token hai più 1 a colpire e più 1 a ferire. Ok, stop. Basta. Quello è. Basta. Immagino sia già la regola generale iniziale. È la regola, appunto. Quella lì, appunto. Okay. Basta. L'unico modo in cui tu puoi applicare token alle unità avversarie adesso è soltanto se ti uccide un'unità completamente, okay. Oppure spendendo punti comando, quindi mi spari contro, applico un punto comando e ti do un token. Ok. Se no, il Kal, che è il warlord, diciamo, uno dei 3 warlord, cioè sono il Kal, il Grimnir, l'Ainir Champion e l'Iron Master, che è l'altro warlord. L'unico che può applicare token è il Kal, solo se in linea di vista con un'altra unità applica un token, basta. Che devo dire, rispetto a tipo i protocolli di rianimazione dei Necron e rispetto ai Thousand Sons che hanno la Cabala, una cosa insomma un po' pochino forse, no? E tu conta che è un'abilità speciale dell'esercito che rispetto alle altre non è che ti dia chissà quale vantaggio, cioè i Necron, adesso tu giochi Necron, esatto. I Necron tirano su unità praticamente ogni round, più punti comando che tirano su altre unità, più gli eroi che ti danno un bonus per tirare su altre unità ancora. È vero. Infatti i Necron e i Thousand Sons devo dire che sono belli alti a livello di... E poi giusto. Fortunatamente li gioco, non male.
Poi l'altra cosa è che hanno dato, cioè l'esercito, prima era un esercito comunque abbastanza elite, aveva dei punti alti, ora cosa hanno, però avevano comunque delle statistiche, diciamo, forti come gli Space Marine, no? Adesso hanno lasciato il punteggio uguale, quindi un punteggio da esercito da elite o semi-elite, tipo Custodes, Grey Knight, Arlecchini, roba comunque. Quindi questi sono 500 punti. Quindi questi sono 5, cioè voi vedete, sono tre unità più l'eroe, sono 500 punti, ok? Però con le statistiche da esercito Orda, come la Guardia. Quindi avete preso il peggio dell'esercito Orda e il peggio dell'esercito Elite. Cioè sì, hanno mantenuto i costi alti con statistiche bassissime. Esatto. Cioè, come me lo... Allora, i Votan dovevano essere l'equivalente Xeno degli Space Marine. Esatto. Tant'è che tu li guardi, questi sono Terminator, esatto. Cioè questi sono Terminator, Space Marine, i confratelli sono Space Marine un po' meno resistenti, però lo sono. Cioè, voglio dire... hanno mantenuto dei punteggi altissimi, sì, sì. E hanno la balistica, tutti hanno la balistica al 4+, quasi tutti comunque, tranne gli eroi, che sì, ci sono i token che ti danno un più a colpire, va bene, però... Ma capite che io, cioè, devo sperare di applicare i token a un'unità che forse riuscirò a vedere, perché giustamente il mio avversario magari la nasconde anche o la manda in riserva, che ne so io. Inoltre, senza tenere anche in conto che adesso con gli index, le armi, gli equipaggiamenti non hanno punteggio. Sono standard, quindi che voi scegliate questo o quello, e quello è il punteggio. Che a mio personalissimo parere, poi magari direte il contrario, è una discreta strozzata. Perché chi me lo fa fare? Per dire, i confratelli del focolare. Ecco, Paolo per esempio gli piace questa cosa, dice che comunque... lo skill, cioè la scelta, diciamo, tra le armi viene compensata dal fatto che un'arma serve per fare qualcosa e l'altra arma serve per fare qualcosa. Però effettivamente è vero. Che, allora, che in determinati casi può anche essere vero. Esatto. Ma io prendo ad esempio loro, i confratelli del focolare, che hanno due tipi di armi, tranne quelle speciali, eccetera. Tu puoi armarli o con gli Ion Blaster o con i Bolter, ok? Quella è la differenza. Gli Ion Blaster hanno un punto in forza in più, quindi hanno forza 5, penetrazione a meno 1 e fanno 2 danni. Ok, i Bolter hanno forza 4, penetrazione 0, 1 danno. La differenza? Gli Ion Blaster hanno gittata 18, i Bolter hanno gittata 24. Ora, sì, ora spiegatemi voi, chi me lo fa fare di prendere i Bolter, a meno che io non stia andando contro un esercito Orda, che non vuol dire niente comunque, perché magari io vado contro tiranidi o contro guardie, ok, mi mettono in campo. Tre carri armati, i Sentinel esatto. Con la guardia, oppure mi mettono, oppure i tiranidi mi mettono tiranno, Fex, roba grossa, e la mia forza 4 posso anche buttarla, cosa me ne frega? Piuttosto li mando un po' più avanti di quei 6-7 pollici in più e ho risolto. Boh, io non l'ho capita sta roba, veramente, non ha senso per me. Penso sia una cosa ancora da index, immagino. Ma io me lo auguro, perché a un certo punto, secondo me, ci ritroveremo con gli eserciti che avranno sempre le solite unità, sempre con sempre le stesse armi. E già sta succedendo. Se tu guardi i Gene Stealer, hanno sempre i Neophyte. Hanno 2, 3, 4, hanno più Neophyte che possono. Sì, sì, sì. E basta, vedi solo giocare quelli, tant'è che sono tipo in seconda o terza posizione nel meta. Sì, anch'io ho visto dei battle report, stile mini wargaming, tabletop tactics, alla fine sono sempre quelle le unità che girano, perché sì. Un po' perché all'inizio quindi si testano un po', e perché effettivamente con questa storia delle opzioni la combinazione è quella. Presto fatta. Ma anche, ma adesso perché stiamo parlando di Votar, anche i Brokir, Thunderkin, che sono questi qua, quelli con le tute di Ripley di Alien, la esotuta gigante di Alien. Ok, quelli più grandi. Esatto. Hanno tre armi, che sono i Conversion Beamer, i Graviton Blaster e i Bolter. Ora i Bolter non servono a niente, perché sono come i Bolter dei confratelli con un punto in forza in più, mi pare una roba del genere, quindi perché dovrei prenderli? Sì, i Graviton Blaster hanno l'abilità che feriscono al 2+ sempre i veicoli, okay. Che è l'antiveicolo per eccellenza. Però
non avrà solo veicoli il tuo avversario. Chi me lo fa fare di prendere i Graviton Blaster se i Conversion Beamer, se sto sparando a un'unità che oltre i 12 pollici ferisco in automatico al 4+, certo, e faccio Overwatch al 5 di base, cioè chi me lo fa fare? Ho capito che è antiveicolo, ma ragazzi, non ha senso, almeno con i Conversion Beamer posso fare un po' tutto. Sì, sì, esatto. Cioè, è quello il mio problema. Poi va bene, i Terminator, gli Ainir hanno già un po' più senso, perché hanno delle armi, non c'è una zona di grigio. O sono antipesante o sono antifanteria, perché o gli dai i pistoloni al plasma e i guantoni potenziati e quindi ribalti i carri armati, esatto, o gli dai le lame potenziate e i si chiamano Vulcanite, mi pare. Adesso guardo un attimo qua. Anche la stampata in grande. Ho stampato tutto a colori, tra l'altro. Chi se ne frega della cartuccia, questa è una sciocchezza. Esatto, i Vulcanite Disintegrator, che sono fatti apposta per le truppe, comunque unità leggere. Cioè, lì posso ancora capirlo, ma non sarà così. Cioè, non ci saranno, cioè, ci saranno molte zone di grigio, ma chi te le fa guardare? Ovvio. Vabbè, queste sono le cose che non ti convincono. Insomma, erano le cose. C'è altro che non ti convince? No. Altro che non mi convince, altro che non mi convince, vabbè, è lì è pura logistica, nel senso che non ci sono ancora tanti modelli, cioè è la fazione più nuova. Io mi auguro che quando uscirà il codex ci sarà roba, cioè metteranno qualche unità in più, perché io sono ignorante, ma un dreadnought dei Votan non esiste. Non esiste. Okay. Allora, i Votan, per quanto riguarda il suo Dreadnought, lo inquadro un po' come una sorta di veicolo. Sì. Un equivalente del Dreadnought non c'è. Abbiamo tre veicoli, che sono le moto. Ok. Il Sagittaur, che è il trasporto piccolo. Ok, quello l'ho visto. E la Hecaton Land Fortress. Okay. Che tutti quanti pensano sia un carro armato. Non è un carro armato, ragazzi. La fortezza, no? Sì, la fortezza, okay. Hecaton. Che, ragazzi, non è un carro armato. Non è un carro armato, è il pulmino delle tartarughe ninja con un cannone saldato sul tettuccio. Non è un carro armato, tant'è che ha una regola speciale che ti dà dei bonus che ti dà dei bonus che fa sì che l'unità che ha sbarcato dall'Hecaton ha un bonus a sparare un'unità che la Hecaton stessa ha sparato in quel turno. È un trasporto per unità grosse. Sì. Però di fatto il trasporto non c'è l'equivalente di un Devastator, non c'è l'equivalente di un carro armato, di un Lemmar Raspertier. Quindi quello dovrà arrivare per forza. Qualcosina di un po' più pesante, sì, anche un Dreadnought, io me lo immaginavo. Sì, qualche robottone grosso, i volanti, non esistono volanti. Le moto hanno Hoover, non me ne frega niente, le moto non sono volanti, sono vogliamo moto. Fare dei girocotteri di quarantena. Sì, per favore, cioè se li fanno io ne compro. Se ci sta guardando il TV, che di sicuro ci sta guardando. Lo diciamo sempre, ma in realtà. Fate i girocotteri, cioè avete dato ai Mechanicus l'aliante, non potete dare ai Votan un girocottero, non ci credo. Già degli spoiler ci sono, perché ad esempio nel Kill Team che avevamo visto poi nella live, sì, ok, dell'Adepticus, esatto, 2023, l'Adepticon, okay, 2023. C'era il Kill Team con il nano, col jetpack, quindi di sicuro avremo un'unità di assaltatori dei Votan con i jetpack e io sono contentissimo, più di quello però non lo so, ma di sicuro qualcosa dovremmo avere, cioè roba appena accennata nella lore, sicuramente qualcosa arriva. Secondo me per far sì che questo esercito non sia rotto, cioè non ritorni ai fasti di un tempo, ma quantomeno che sia giocabile, bisognerebbe introdurre nuove unità in primis. Poi si possono fare due cose: o mi dimezzi i punteggi di tutte le unità, così almeno hanno le statistiche che fanno cagare, va bene, ne metto il doppio, prima o poi se riescono diventa un esercito orde. Esatto. Anche perché in questa edizione io ho notato una cosa, che i punteggi, secondo me, o almeno per i Thousand Son, ho visto anche per i Necron, sono molto bassi. E quindi in realtà 500 punti, io ho notato che ho un sacco di unità. Sì, sì, sì. E avere 500 punti queste unità è relativamente poco, veramente poco. Mi ha stupito. Lui ha portato un cassettone così per trasportarle, e ha tirato fuori un piattino. Eh sì, perché io magnetizzo le basette di tutte le mie miniature, perché è il modo più facile per trasportarle, secondo me.
sì, mi è bastato letteralmente una roba un così. Un bastone di pasticcini. Un bastone, sì, un cabaret di nani che avevo portato letteralmente. E quindi secondo me o dimezzi i punteggi di tutto quanto, oppure lasci i punteggi come sono, però mi diminuisci ad esempio la balistica al 3+, mi aumenti la penetrazione delle armi, la Magna Ray me la fai tornare a 30, non a 18 pollici, a 30, perché è un fucile da cecchino, non è un... Certo, è ridicolo. Io avevo un fucile da cecchino a 18 pollici, mi fa ridere, cioè spara come gli Ion Blaster, ragazzi, cioè i bolter hanno più gittata di un fucile da cecchino. E però sono precisi, No, neanche quello, perché 4+. Hanno, perché hanno, al 4+ se sto fermo, perché se mi muovo è al 5. Effettivamente non so cosa fare. Ma perché? Ma perché piuttosto non farlo forza 12, fallo forza 9. Sì, sì, sì. Diminuiscigli la forza così non buco i carri armati, buco i Terminator, ma vabbè. Allora, io penso che nel caos un po' del cambio edizione, effettivamente avendoli appena fatti, sono stati molto tralasciati indietro, quindi hanno creato delle statistiche per cui i compratori vanno su altri eserciti e così via. Per esempio Tirani di Space Marine. Vabbè, cioè, ma perché? Vabbè, Space Marine perché ogni edizione nuova devono sempre esserci. Esatto. I Tiranidi perché era il nemico di turno, il mostrone della settimana da combattere. Devo dire, i Thousand Sons secondo me li hanno anche messi un pochettino più forti, perché avendo tolto la fase magica hanno voluto secondo me tranquillizzare tutti quelli che dicevano la fase magica non c'è più, quindi Thousand Sons faranno cagare, o anche gli altri eserciti. Non so i Grey Knights come siano messi. Non ho visto, ma ti dirò, magari è un'opinione impopolare, non lo so. Io la fase magica l'apprezzo perché adesso è diventata letteralmente un'aggiunta alla fase di sparo, per dire. Esatto, è un tiro. È un tiro. Vedetelo un po' come sparare con le armi al plasma, o overcharge, però con gli incantesimi, tipo prendiamo sempre l'unico psionico che hanno i Votan, che è il Grimnir, ha un incantesimo che è il Witchfire, okay, che è 3 colpi al 2+ a 24 o 6 colpi al 2+, però se esce un 1, però vabbè, risolvi tutto quanto come se stessi sparando, poi tiri un D6, se esce 1 fa 1. Fa 2 mortali o 3 mortali comunque. Però hanno un'opzionico, strano, perché in genere i nani non hanno mai maghi o opzione, cioè strano. Devi darglielo, perché voglio dire, cioè. Sì, no, non avrebbe senso, in questo Grim Dark Future non avrebbe senso. Oh, non lo so, vediamo, io spero, non dico che debbano di nuovo tornare top tier, però quantomeno che siano a metà, no? Che se li gioco mi diverto e... Vedrai che appena esce il codex saranno sicuramente fortissimi. Quindi... guarda, non lo so, non vorrei che facessero la fine dei Tau, che i Tau hanno passato quelle 2 o 3 edizioni che erano imbattibili e adesso gli tagliano le gambe ad ogni edizione, tipo nell'index nuovo hanno pure sbagliato, hanno messo delle unità gli hanno messo i nomi sbagliati, sì. Io non ho visto, tralasciati. Li gioca Paolo, ecco. Tra l'altro ci ho giocato contro proprio nella prima partita, effettivamente devo dire che i Tau sì, mi hanno sorpreso in negativo. Cioè veramente... Ma infatti sono in fondo alla tier insieme ai Votan, alla Death Guard. Ma allora facciamo un match Tau contro Votan, cavolo, ma subito, a vedere che è peggio. Esatto. No, i Votan, perché la Death Guard tipo almeno arriva al 30% di win rate, okay. Mi pare, loro meno del 20, niente, meno del 25. Niente, Core è super pessimista, io non so quando vedrete questo video, se prima o dopo il match. Allora, le mie... Tutte le... È negativo, cioè... Tutte le odds sono contro di me. Vedremo. Per fortuna che Paolo giocherà assieme a lui con un esercito matchato, quindi a sto punto meglio così, non so. Esatto. Vedremo. Dai, vediamo stasera. Quindi voi vedrete questo video quasi sicuramente prima del match che faremo questa sera, quindi preparatevi un po' l'ugola o magari ci sorprenderà. Questo era tutto quello che aveva da dirvi Buon Core su League of Votan. Ovviamente se non siete d'accordo, se siete d'accordo, scriveteci tutti nei commenti, senza problema alcuno. Sono sicuro che diranno giusto, perché erano troppo forti adesso, giusto? Mi è già capitato che me ne dicessero. E niente, comunque li testeremo questa sera.
Io sono Riccardo, Cori, Causa di Sport Italia, ci vediamo ovviamente al prossimo Battle Report con la League of Votan.